Gradito ritorno ai microfoni di Formisi TV, Enzo Messina, bentornato. Bentrovati, gradito ritorno sicuramente, mi fa piacere essere qui con voi, che voi siate la voce. Ecco, dopo aver visto anche in versione VJ, questa volta versione 6, abbiamo presentato il nuovo simbolo a questo congresso nazionale. L'Italia dei Valori va avanti, l'Italia dei Valori presenta il nuovo simbolo e dimostra di essere cresciuta e diventata adulta, si personalizza, rimane con la sua storia, con l'orgoglio per il lavoro fatto, anche con tanta voglia di costruire futuro insieme a fianco dei cittadini. Leggiamo lavoro, ripetuto insistentemente perché è tema centrale. L'avremmo scritto anche 100 volte, ma non potevamo farlo per ovvi motivi. Il problema è il lavoro. Il problema non è dire però elencare i dati della disoccupazione, che sono altissimi e drammatici, quella giovanile al 40%, quella femminile al 50%, dati non da paese civile. Ci sono nel nostro Italia 10 milioni di cittadini che vivono con meno di 1000 euro al mese e 4 milioni che non hanno nemmeno quelli. Però noi crediamo che ci sia un'emergenza lavoro, ma non da indicare, bisogna trovare soluzioni. Ed è questo che Italia Valori fa in queste giornate. Noi tiriamo fuori delle proposte con le coperture finanziarie per fare in modo che possano diventare immediatamente attuabili. Da dove prendiamo i soldi? Semplicissimo, dove gli altri non li vogliono prendere. Grande evasione fiscale, grandi evasori, dall'altra parte corruzione, che nel nostro paese incide oltre 60 miliardi di euro, e poi andiamo a prenderli anche i cittadini italiani che per non pagare le tasse hanno portato oltre 100 miliardi in Svizzera. L'Inghilterra e la Germania lo hanno fatto, li hanno tassati e hanno portato a casa i soldi. Non si capisce perché in Italia si preferisce prendere sempre la tasca della povera gente e lasciare agli altri, ai ricchi, chi ha evaso, i fondi all'estero. 14 settembre a San Sepolcro si riparte da qui e si riparte proprio stamattina con i giovani, si è ripartito il ruolo giovanile. Ma per noi il ruolo giovanile è fondamentale. Io stamattina ho chiesto ai giovani: come vedete il partito? Cosa volete fare? Quali sono i vostri obiettivi? Io credo che un partito serio, un partito che può rilanciare, deve partire da lì, ma deve avere anche lì delle soluzioni. Non è un caso, nella nuova segreteria Italia dei Valori, uno dei ruoli più importanti è stato affidato, tra l'altro c'è stata una reazione nella segreteria, è stato affidato a un giovane di 27 anni, un consigliere comunale di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, Luciano Pisanello, che è anche il responsabile dell'organizzazione del partito. La dimostrazione è che noi con i giovani vogliamo fare sul serio, cioè non vogliamo farli partecipare a qualche convegno o chiedergli la cortesia di dare una mano all'esterno a sala. Vogliamo che siano protagonisti, ci diamo una mano anche loro per farli diventare attivi. Abbiamo anche un programma per quanto riguarda i social network, Facebook, Twitter, ci stiamo già lavorando, vedo tanto movimento anche sui social. Certamente sì, io credo che i social oggi sia uno strumento straordinario di comunicazione in quanto liberi, perché per ora la comunicazione è bloccata, blindata, è blindata da chi ne è proprietario, da un lato le reti RAI che sono blindate dal Parlamento, in un caso le commissioni nascono in vigilanza, nascono in Parlamento, e dall'altra parte le altre reti che hanno comunque un padrone. Quindi i social sono l'unico strumento libero di comunicazione, per cui per me diventa fondamentale per questo progetto che stiamo facendo. Allora, la ringraziamo, aspettarla nuovamente in studio e faccio fare un saluto a modo suo al pubblico a casa. Grazie a voi, grazie di essere qui, spero di essere con voi prestissimo, anche perché mi sono mancate le telefonate durante quella splendida intervista e quindi conto di ritornare presto. Io credo che proprio comunicando in maniera diretta, ascoltando, si possa veramente costruire. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. San Sepolcro, 14-15 settembre, raduno Italia dei Valori, siamo lì, raccontaci. Sì, raduno dell'Italia dei Valori che riparte da San Sepolcro. San Sepolcro è il luogo dove l'Italia dei Valori è nata 15 anni fa, nel 1998, di cui hanno fondato qui l'Italia dei Valori, e oggi da San Sepolcro, dicevamo, riparte, vuole risorgere, e ha avuto un problema l'Italia dei Valori, lo sappiamo, si conoscono bene i fatti che sono accaduti negli ultimi mesi, e da questo punto
punto di vista ci siamo assunti, dietro in primis assunto le responsabilità di quanto è accaduto, e proprio in virtù di questo infatti ha deciso di eliminare il suo nome. Abbiamo deciso insieme, abbiamo reso più democratico questo partito, abbiamo, come vedete dietro c'è il nuovo simbolo dell'Italia dei Valori, che non presenta più il nome del nostro presidente onorario Antonio Di Pietro, tra l'altro come sappiamo partiamo da San Sepolcro dopo un congresso nazionale dove è stato eletto nuovo segretario nazionale Ignazio Messina, e proprio da qui rilanciamo con forza l'Italia dei Valori per riproporre una serie di iniziative importanti, anche nuove se vogliamo. Come sapete, l'Italia dei Valori nel corso di questi anni è sempre stata portatrice di un sacco di proposte importanti che sono andate a favore ovviamente dei cittadini italiani, e ancora vogliamo continuare ovviamente a portare avanti questo tipo di iniziative, e vogliamo farlo con una nuova proposta, con una spinta che parte proprio da San Sepolcro. Il commissario regionale per quanto riguarda il Monte, vedo anche tanto entusiasmo della posizione della regione in questo evento. La regione Piemonte ha dimostrato ancora una volta nel corso di questi anni, ma è sempre stato così per il Piemonte, di essere la regione forse più importante d'Italia per l'Italia dei Valori. Abbiamo dimostrato al congresso nazionale, è stata la regione che nel congresso nazionale ha portato più gente a votare nel congresso, e per il nostro ovviamente segretario nazionale Italia Messina, ma anche per Niccolò Rinaldi che è il parlamentare europeo e che era in quel momento lo sfidante. Oggi l'Italia dei Valori Piemonte sta ripartendo, andrà a congresso il 12 di ottobre, ci sarà appunto il congresso regionale, dopodiché ci saranno i congressi provinciali, e oggi siamo qui. Ovviamente abbiamo portato molta gente, abbiamo portato un pullman, ci sono un sacco di persone, ci sono tutti i commissari e segretari provinciali del Piemonte qui a San Sepolcro, proprio perché abbiamo voglia di ripartire. Perfetto, tu personalmente cosa ti aspetti da questo sondaggio? Ma io mi aspetto che si riesca finalmente a far capire che l'Italia ha bisogno di un nuovo governo, principalmente questo, nel senso che noi oggi siamo in una condizione di stallo, abbiamo un governo che purtroppo non riesce a decidere su nulla o quasi, proprio perché è un governo di larghe intese. Io mi aspetto che si riesca, grazie anche all'intervento dell'Italia dei Valori, invece a formare un governo di centro-sinistra, un governo importante che possa finalmente prendere decisioni a beneficio di tutta quella povera gente, sempre di più povera gente, che non può continuare ad aspettare che questo governo attuale faccia qualcosa di positivo, che chiaramente non farà mai, perché è condizionato, lo sappiamo bene, dal PDL e da Berlusconi, che di tutto sta facendo fuorché fare l'interesse della parte. Allora, aspettando il momento in studio, ti faccio fare un tuo saluto agli amici che ci stanno seguendo da casa. Io saluto tutti gli amici di 4Music, presto verrò in studio a parlare di cose importanti, magari di tematiche che riguardano anche i giovani, perché i giovani sono il futuro del nostro paese. Grazie mille.